Era interessante misurare il Foggia in un confronto contro una squadra di un girone diverso. Molto spesso tendiamo a sovrastimare il girone meridionale, successo in questi anni, perché il passato recente in fondo ci ha insegnato che squadre di grande blasone si siano poi impantanate contro club del Nord Italia, costruite con attenzione e lungimiranza, dalla non grande storia e senza riflettori puntati. Le ultime sfide del Bari contro il Südtirol o contro il Modena stanno a testimoniare che nulla è scontato e che il blasone non basta. Ma in questa occasione abbiamo assistito al riscatto, se vogliamo, del girone C, in particolare per la grande vittoria del Palermo al Nero Rocco di Trieste contro gli Alabardati e per una vittoria di misura ma molto meritata da parte del Foggia contro una Virtus Entella sicuramente quadrata, attenta nella fase difensiva, ma in questo frangente particolarmente deludente in avanti, nonostante le buone individualità e nonostante i numeri. Il Foggia fa suo il primo round, lo fa continuando quel percorso di maturità in questa occasione dimostrato soprattutto dai giovani, da quei giovani sconosciuti a settembre, dalle belle speranze, dalle grandi potenzialità che stanno affrontando con l'atteggiamento del veterano i match più cruciali dell'intera stagione. Voglio citare uno su tutti, Gallo, che non ha commesso alcuna sbavatura né in copertura né nell'abnegazione dimostrata in fase offensiva e poi non possiamo dimenticare la prestazione del capitano che ha trascinato la squadra davvero leader, un esempio per i più giovani nel non mollare mai fino al 90esimo quando poi è riuscito a piegare l'arcigna difesa avversaria. La trasferta di Chiavari sarà insidiosa perché non dimentichiamo che i padroni di casa, malgrado le apparenze, ha realizzato in regular season 62 gol ed ha perso tra le mura amiche soltanto con la corazzata reggiana contro il Modena. Sarà tutta un'altra storia. Il Foggia ci crede, noi tifosi altrettanto, il Parigi a voi Foggia.